signora. Comincio adesso? Sì, comincio. Beatissimo Padre, sono lieto di presentarle le associazioni delle famiglie numerose che quest'anno festeggiano il loro decennale proprio durante la festa della Santa Famiglia di Nazareth. Siamo qui accanto all'aula del Sinodo, ma queste famiglie sono non solo più numerose, ma anche più rumorose dei padri sinodali. E forse discutono anche più animatamente a casa, perché a chi se ace muciolio, pochi però le considerano e spesso sono lasciate sole anche da chi dovrebbe proteggerle e sostenerle. Eppure loro tengono letteralmente in vita sia la società che la Chiesa. I figli sono numerosi e presto si deve cambiare la macchina perché la 500 è troppo piccola. Però deve crescere la spesa, ma quando vanno in chiesa la domenica almeno due panche, tutte riservate a loro. Una mamma mi ha scritto che c'è un problema a San Pietro perché non può entrare con il passeggino perché è proibito, e allora loro si fermano alle porte, ma qui li abbiamo portati i passeggini. Padre Santo, queste famiglie stanno scrivendo un pezzo straordinario del documento del Sinodo. Lo scrivono non con l'inchiostro ma con la loro vita. È una pagina preziosissima, forse votata da pochi, ma in loro appare la bellezza e la gioia della famiglia. Non che manchino le difficoltà, loro lo sanno bene, ma l'amore li rende forti e anche numerosi, e i nonni restano a casa. In un mondo dove è facile separarsi, dove i figli sono rari e i nonni sono scartati, qui non si scarta nessuno. Si accolgono tutti, soprattutto i più deboli. Padre Santo, queste famiglie sono numerose e quindi fanno numerose preghiere per lei, per la Chiesa numerosissima, e chiedono la sua benedizione. Grazie Padre Santo dell'accoglienza. Santità. Comincia, vai. Santità, noi siamo gente che nella propria vita ha accolto molte altre vite, figli naturali, adottati e in affido. Siamo gente che non era coraggiosa, ma ha avuto il coraggio di imbarcarsi nell'avventura più bella della vita, la famiglia. Siamo gente che non ha fatto test prima di accogliere il dono, lo ha accolto sempre con gratitudine. Gente che ha imparato a cucire, cucinare, fare maschere, giocare a rugby e studiare storia, riparare biciclette e cullare bambole, cantare sogni e poesie, insegnare a lodare e pregare. Gente che non ha avuto tempo di visitare le capitali d'Europa, non ha mai messo quel profumo così costoso. Gente che è arrivata a dimenticare che esiste la moda, che non conoscerà mai le auto sportive o le vacanze tropicali. Eppure, nonostante le difficoltà, siamo quelli che vivono impagabili momenti di allegria, di dolcezza, di letizia, di festa, di preghiera, di consolazione, di conforto, di dialogo, di condivisione,
di comunione, di solidarietà e di amore. Noi, le famiglie numerose, siamo qui da lei, Santità, con le nostre gioie, speranze, tristezze e fatiche. Siamo qui da colui che è stato scelto come padre dell'intera famiglia umana, capace di ascoltare la voce, anzi il cuore, di ognuno di noi. Grazie Padre Santo, grazie Papà, per averci oggi voluto accogliere, abbracciare, prendere in braccio. Santo Padre, siamo famiglie numerose con 3, 4 o più figli e tanti nipotini, perché molti di noi sono già nonni e nonne. Veniamo da ogni regione d'Italia, ma anche dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania, dall'Ungheria, dalla Lettonia, dalla Slovacchia, dalla Polonia e dal Portogallo. Molte famiglie sono partite di notte per arrivare qua, come i pastori, per andare a vedere Gesù e portare i loro doni. Il dono dell'umile e gioiosa fedeltà tra mamma e papà, ma soprattutto il dono tutto nostro di famiglie numerose, i figli. Sono migliaia qui presenti, figli naturali, figli adottati, in affido, figli speciali che con gravi problemi di salute qui hanno trovato una famiglia. Nelle nostre case ogni giorno si rinnova l'accoglienza della vita dall'alba al tramonto, spesso con difficoltà, ma nella pace profonda. Le famiglie numerose sono ormai una rarità, una specie in via di estinzione. Quasi una provocazione in un tempo in cui nei fatti i bambini sono spesso un peso, un costo o peggio ancora un diritto. Noi oggi siamo qui per dire grazie a Dio, felici di essere davanti a Lei, felici di essere famiglie numerose, un segno di speranza per i nostri paesi. Qui tra di noi ci sono delle mamme già salite al cielo perché hanno rinunciato alle cure per salvare il proprio figlio che portavano in grembo. Padre Santo, siamo qui anche per confidarle la preoccupazione per la crisi economica che penalizza in particolare le famiglie numerose. Non vogliamo lamentarci, ma la maggior parte di esse stenta ad arrivare fino al mese, a fine mese. Tanti papà e mamme hanno perso il lavoro e tanti nostri giovani non lo trovano. A tutti la nostra associazione dà ascolto, solidarietà, piccoli aiuti, incoraggiamenti, momenti di festa, muovendosi poi in ogni direzione, in unione con le altre associazioni familiari e con i forum, per smuovere una cultura e un mondo politico che nei fatti ci scarta o ci ignora. Oggi festeggiamo con lei i primi 10 anni di vita e osiamo chiederle, farle una domanda. Padre, se può, torni con noi dopo l'Angelus, lo ascolteremo, pregheremo con lui. Ma poi saremmo felici di condividere con lei il nostro pranzo. Grazie. Intanto grazie per questo incontro e grazie per i sinodi sulla famiglia, un'opera dello Spirito Santo, una meraviglia. Ora attendiamo la sua parola di conforto e di guida nel ricordo di quelle pronunciate da Paolo VI nel 64 ad un gruppo di famiglie numerose e custodendo quelle dette da Papa Benedetto nel 2004. Più famiglia, più figli, più futuro, che poi sono diventate il nostro programma. Grazie di averci ascoltato. Questo si alza.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ma prima di tutto una domanda e una curiosità. Dimmi, a che ora vi siete alzati oggi? Sei. Le 5. E non avete sonno? Ma io con questo discorso vi farò dormire. Sono contento di incontrarvi nel decennale dell'associazione che riunisce in Italia le famiglie numerose. Si vede che voi amate la famiglia e amate la vita. Ed è bello ringraziare il Signore per questo, nel giorno in cui celebriamo la Santa Famiglia. Il Vangelo oggi ci mostra Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. E lì trovano due anziani, Simeone e Anna, che profetizzano sul bambino. È l'immagine di una famiglia larga, un po' come sono le vostre famiglie, dove le diverse generazioni si incontrano e si aiutano. Ringrazio Monsignor Paglia, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, a specialista di fare queste cose, che ha tanto desiderato questo momento, Monsignor Beschi, che ha fortemente collaborato a far nascere e crescere la vostra associazione sbocciata nella città del Beato Paolo VI, Brescia. Siete venuti con i frutti più belli del vostro amore. Maternità e paternità sono dono di Dio, ma accogliere il dono, stupirsi della sua bellezza e farlo splendere nella società, questo è il vostro compito. Ognuno dei vostri figli è una creatura unica che non si ripeterà mai più nella storia dell'umanità. Quando si capisce questo, ossia che ciascuno è stato voluto da Dio, si resta stupiti di quale grande miracolo sia un figlio. Ma un figlio cambia la vita, Tutti noi abbiamo visto, uomini, donne, che quando ricevono un figlio la vita cambia. È un'altra cosa, un figlio è un miracolo che cambia una vita. Voi bambini e bambine, siete proprio questo. Ognuno di voi è frutto unico dell'amore. Venite dall'amore e crescete nell'amore. Siete unici, ma non soli. E il fatto di avere fratelli e sorelle vi va bene. I figli e le figlie di una famiglia numerosa sono più capaci di comunione fraterna fin dalla prima infanzia. In un mondo segnato spesso dall'egoismo, la famiglia numerosa è una scuola di solidarietà e di condivisione, e questi atteggiamenti vanno poi a beneficio di tutta la società. Voi, bambini e ragazzi, siete i frutti dell'albero che è la famiglia. Siete frutti buoni quando l'albero ha buone radici, che sono i nonni, e un buon tronco, che sono i genitori. Diceva Gesù che ogni albero buono porta frutti buoni e ogni albero cattivo frutti cattivi. La grande famiglia umana è come una foresta dove gli alberi buoni portano solidarietà, comunione, fiducia, sostegno, sicurezza, sobrietà felice, amicizia. La presenza delle famiglie numerose è una speranza per la società e per questo è molto importante la presenza dei nonni, una presenza preziosa
sia per l'aiuto pratico, sia soprattutto per l'apporto educativo. I nonni custodiscono in sé i valori di un popolo, di una famiglia, e aiutano i genitori a trasmetterli ai figli. Ma nel secolo scorso, in tanti paesi di qui dell'Europa, sono stati i nonni a trasmettere la fede. Loro portavano di nascosto il bambino a ricevere il battesimo e trasmettevano la fede. Cari genitori, vi sono grato per l'esempio di amore alla vita che voi custodite dal concepimento alla fine naturale. Pur con tutte le difficoltà e i pesi della vita, e che purtroppo le pubbliche istituzioni non sempre vi aiutano a portare. Giustamente voi ricordate che la Costituzione italiana, all'articolo 31, chiede un particolare riguardo per le famiglie numerose, ma questo non trova adeguato riscontro nei fatti. Resta nelle parole. Auspico quindi, anche pensando alla bassa natalità che da tempo si registra in Italia, all'1%, niente, una maggiore attenzione della politica e degli amministratori pubblici ad ogni livello al fine di dare il sostegno previsto a queste famiglie. Ogni famiglia è cellula della società, ma la famiglia numerosa è una cellula più ricca, più vitale, e lo Stato ha tutto l'interesse a investire su di essa. Ben vengano perciò le famiglie. Ben vengano perciò le famiglie riunite in associazione come questa italiana e come quelle di altri paesi europei qui rappresentate. E venga una rete di associazioni familiari capace di essere presente e visibile nella società e nella politica. San Giovanni Paolo II, a tale proposito, scriveva: «Le famiglie devono crescere nella coscienza di essere protagoniste della cosiddetta politica familiare e devono assumersi la responsabilità di trasformare la società. Diversamente le famiglie saranno le vittime di quei mali che si sono limitate ad osservare con indifferenza». L'impegno che le associazioni familiari svolgono nei diversi forum nazionali e locali è proprio quello di promuovere nella società e nelle leggi dello Stato i valori e le necessità della famiglia. Benvengano anche i movimenti ecclesiali nei quali voi, membri delle famiglie numerose, siete particolarmente presenti e attivi. Sempre ringrazio il Signore nel vedere papà e mamme di famiglie numerose, insieme ai loro figli, impegnate nella vita della Chiesa e della società. Per parte mia vi sono vicino con la preghiera e vi pongo sotto la protezione della Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria. È una bella notizia. È una bella notizia è che proprio a Nazareth si sta realizzando una casa per le famiglie del mondo che si recano pellegrine là dove Gesù è cresciuto in età, sapienza e grazia. Prego in particolare per le famiglie più provate dalla crisi economica, quelle dove il papà o la mamma hanno perso il lavoro. Ah, questo è duro. Dove i giovani non riescono a trovarlo. Le famiglie provate negli affetti più cari e quelle tentate di arrendersi alla solitudine e alla divisione. Cari amici, cari genitori, cari ragazzi, cari bambini, cari nonni, buona festa a tutti voi. Ognuna delle vostre famiglie sia sempre ricca della tenerezza e della consolazione di Dio. Con affetto vi benedico e voi per favore continuate a pregare per me, che io sono un po' il nonno di tutti voi. Pregate per me, grazie.
Adesso tutti insieme preghiamo la Madonna per ricevere la benedizione. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie.